Salve ragazze, ecco un altro dei video che mi avete richiesto e prima di iniziare faccio una piccola premessa. Allora, in questo caso parleremo della Too Faced, però effettivamente abbiamo deciso di accontentare anche le ragazze, ma questo l'avevo già accennato in un altro video, che richiedono magari le recensioni o sono interessate anche a delle opinioni, dei video haul su dei prodotti un pochino più costosi. Diciamo che cercheremo sempre di fare una via di mezzo perché io sono sempre dell'opinione che non sempre il prezzo sia sinonimo di qualità, questo l'ho detto veramente in una marea di video, però effettivamente magari ci sono dei prodotti un pochino più interessanti o comunque se avete voglia di fare un regalo, volete fare un regalo anche a voi stesse, magari è sempre meglio informarsi bene, bene prima, soprattutto se non sono prodotti proprio economici. Allora, questo è il mascara che io ho trovato nel set, e onestamente ho acquistato il set anche in relazione al mascara, perché comunque volevo provarlo, mi interessava molto. È Belle du Jour e appunto è della Too Faced. Allora, il set costava 36 euro se non erro, e il mascara da solo viene venduto anche da Sephora o sui siti, insomma, è facilmente reperibile. Poi ogni volta dico facilmente reperibile, per me è facilmente reperibile, poi magari invece altri ragazzi mi dicono no, ma qui non viene venduto, no, ma la slick non esiste, e via così. Comunque per me è facilmente reperibile, altrimenti li guardate su un sito, insomma. Li vendono in svariati siti e costa intorno a 22 euro. Magari appunto online l'ho trovato un qualcosina di meno, ma insomma il costo è quello. E vi faccio vedere l'inci. Ho lasciato la scatola appositamente perché tanto so che poi mi richiederete sicuramente l'inci. Ok, è il primo partendo dall'alto e appunto sono 6 mesi di scadenza e sono 14,49 ml di prodotto. Quindi il prodotto è tanto, onestamente, anche il packaging è abbastanza grande e a parte che effettivamente è carinissimo con il fiocchetto, ve l'avevo già detto. Del set vi ho già parlato nel video haul, quindi vi ho fatto vedere che cosa c'è, tutti gli inci, eccetera eccetera, quindi non vorrei ritornarci su, insomma, magari vi metto il link da qualche parte, però vi dicevo comunque la quantità di prodotto non è poca. Io ho utilizzato mascara anche con 7, 8, 9, 10 ml di prodotto, insomma 14 sono parecchi, di certo non è un campioncino, insomma. E è in full size in questo set e vi faccio vedere intanto lo scovolino. Sono onesta, nel momento in cui ho visto lo scovolino dal vivo ho pensato, ma insomma, nel senso che non è veramente nulla di che. Vedete, io sono abituata, a parte con quello delle Love Extreme che mi piace tantissimo ed è abbastanza grande. Comunque io cerco sempre degli scovolini particolari, quindi o magari in consistenze particolari o in grandezze particolari, oppure come posso dirvi, in disposizione di setole particolari. Questo mi sembrava uno dei più banali, onestamente, conosciuti sul mercato. Quindi ero rimasta un pochino scottata. Il prodotto, proprio il tipo di prodotto, vediamo se riesco a farvi vedere, non mi sembrava niente di che, forse lo vedete un pochino più qui. Ma si è addensato veramente subito, vedete? E devo dire che effettivamente io amo i mascara un pochino più densi. Quindi il fatto che si sia addensato subito un pochino mi ha sollevato. Dall'altra parte temo che effettivamente, nonostante sia chiuso bene, nonostante io non faccia l'errore di aprire e far entrare l'aria così quando si cerca di prendere il mascara, quello è un errore che insomma non si dovrebbe fare per far uscire giusto il quantitativo di prodotto, ma magari fa entrare soltanto l'aria, quindi comunque ve lo secca prima. Quindi, nonostante io abbia diversi accorgimenti, io temo che questi 6 mesi di apertura non siano proprio 6 mesi. Quindi, questa è la prima pecca. Insomma, prendere un mascara che effettivamente riporta 6 mesi di apertura, ma già dopo un mese si addensa molto. Insomma, bisogna fare i conti. Detto ciò, io ovviamente tanto a 6 mesi non ci arriverò mai perché, come vi ho già detto, consumo veramente molto, molto mascara, non so dirvi il perché. Nonostante comunque io
quando lo metto faccio quasi sempre una passata, raramente ne faccio due. Comunque ne consumo tantissimo. Ragion per cui, insomma, state attenti a questa cosa. L'altra cosa che vi stavo dicendo invece era lo scovolino, quindi il prodotto si è addensato subito. Lo scovolino, molto banale, niente di che, ed effettivamente io mi sono fatta un po' un'idea di questa cosa. Allora, l'effetto sulle ciglia è bellissimo, formidabile, nel senso che fa la differenza, cioè dirvi che utilizzate questo piuttosto che un altro mascara. Non solo low cost, ma anche ad esempio dei mascara MAC con cui non mi sono trovata bene, oppure delle altre cose, anche più costose. Effettivamente, questo secondo me fa la differenza. L'unico mascara che, anche da quanto ho visto, insomma, ho letto, quindi lo sto sperimentando prima, poi vi farò un video confronto, potrebbe essere uno della Smashbox, che effettivamente, potrebbe somigliargli in termini di risultato, però ripeto, questo poi magari ne parliamo in un altro video, anche perché poi sono molto simili di prezzo, quindi magari potreste scegliere uno piuttosto che un altro. Detto ciò, appunto, questo è uno di quei pochi mascara che secondo me fa la differenza. Ripeto, non è un discorso che insomma, vuole parare a incitarvi ad acquistare un tipo di mascara del genere, perché secondo me è un mascara che va bene per le grandi occasioni, quindi se magari avete delle cose importanti da fare, non so, delle cerimonie, ha un senso magari prendere questo, perché effettivamente vi permette, secondo me, almeno per le mie ciglia, perché poi ognuno ha. Magari se riesco vi lascio anche una foto da qualche parte dell'effetto sulle ciglia. Comunque, vi dicevo, è un mascara che vi permette di stare tranquilli tutto il giorno, perché rimane dove lo mettete, rimane, quindi non si sgretola, non si scioglie, non cola. Nonostante l'umidità del caldo di questo periodo non ha fatto proprio una piega. Quindi questo è un plus. E anche appunto l'effetto è quello quasi di ciglia finte. Non vi dico le ciglia finte come Love Extreme, nel senso che è un buon mascara quello della Essence. Io lo utilizzo tantissimo, l'ho sempre detto. Secondo me, tra i low cost è uno dei migliori anche per un mascara che voi volete utilizzare e non volete spendere molto. È ottimo. Io ne ho acquistati tantissimi. Però questo ha proprio una marcia in più. E ve lo dico, ve ne accorgete anche nel momento in cui vi struccate, perché. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Effettivamente il prodotto, purtroppo è difficile proprio farvelo vedere, perché comunque è una cosa che nel momento in cui voi mettete il prodotto si secca, cioè si asciuga più che seccarsi, e va a rivestire le ciglia, formando proprio una guaina intorno alle ciglia, perché quando vi andate a struccare poi come posso dirvi, è andata a togliere proprio una specie di pellicola nera che riveste le ciglia, quindi dà volume, dà lunghezza, e devo dire che, visto che richiede comunque di essere lavorato molto bene, quindi questo è un contro importante, ragazzi, soprattutto mi rivolgo magari a chi va di fretta, a chi cerca un mascara per tutti i giorni, a chi magari non ha buona manualità. Attenzione, perché è un mascara che va lavorato bene subito e con molta attenzione. Perché altrimenti, e ve lo farò vedere nella foto, se lo mettete di fretta, come magari a volte, non conoscendolo, ho fatto io, nel senso, l'ho messo di fretta, non ho aspettato bene che si asciugasse una cosa o un'altra, le ciglia tendono ad appiccicarsi, insomma, soprattutto nella codina dell'occhio, quella sopra e quella sotto tende un pochino ad unirsi, quindi attenzione, mettetelo bene, lavoratelo bene, aspettate un attimino che si asciughi. E anche perché soltanto lì, in quel momento, avrete proprio idea di quello che avete messo, quindi non serve poi magari fare un'altra passata. E soprattutto vi evita, insomma, questi inconvenienti spiacevoli. E vi dicevo, proprio perché forse richiede di lavorarlo così bene, io onestamente non tutti i mascara lavoro bene, soprattutto la Love Extreme, a me piace tantissimo perché non devo stare lì 2 ore a pettinare le ciglia, insomma, una passata veloce e fa subito un ottimo effetto. Invece questo purtroppo ha il contro di doverci perdere del tempo, e quindi automaticamente faccio, tra virgolette, il mio dovere, e
E quindi incurvo anche le ciglia, insomma, perdendoci del tempo, incurvo le ciglia. Ragion per cui ho notato anche effettivamente una grande differenza nell'incurvature delle ciglia, nonostante non penso sia lo scovolino che mi aiuti, quindi lo scovolino, come vi ripeto, non è niente di particolare. Quello che è particolare, è talmente particolare la formulazione del prodotto che c'è all'interno, che poi il resto viene da sé, quindi l'incurvatura è dovuta al fatto che voi ci perdete tempo e l'effetto strabiliante, secondo me, non è dovuto allo scovolino, che potrebbe essere un qualsiasi altro scovolino, ma piuttosto appunto al tipo di prodotto che hanno formulato. E devo dire che effettivamente c'è poco da fare, insomma, è uno dei, secondo me, dei migliori in circolazione. Per lo meno al momento, perlomeno tra quelli che ho provato io, capite che nonostante magari io testi mascara da quando, insomma, non voglio fare, da 15 anni più o meno, comunque è impossibile provarli tutti. Quindi, anzi, se voi avete un mascara economico, avete provato anche questo, ma avete un mascara economico o più economico, che gli somiglia molto in termini di formulazione. Lo scovolino, ripeto, mi interessa poco, ma in termini di formulazione del prodotto, fatemi sapere, quindi, se proprio riveste le ciglia con questa guaina, perché magari può essere utile non solo a me, ma anche a altre ragazze che giustamente non vogliono spendere né 36 euro per un kit né 22 per un mascara, insomma. E se mi chiedete come avete fatto, se lo consiglio o meno, se lo riacquisterei o meno, vi dico, forse non riacquisterei il mascara singolo, nel senso che aspetterei o un nuovo kit, perché tanto la Too Faced ne fa parecchi, o un nuovo kit, oppure nel momento in cui mi finisce il primer e mi trovo bene con questo qui della Too Faced, forse riprenderei il kit direttamente. Non so cosa farne con la palette, magari la regalo a qualcuno, perché effettivamente anche gli ombretti sono molti, ma di questo ne parleremo. Però sì, cioè, finora è uno dei miei mascara preferiti, sicuramente, sia tra i low cost che invece i costi alti, uno dei miei favoriti in assoluto. Ripeto, anch'io non è che lo utilizzo tutti i giorni, perché comunque bisogna perderci effettivamente troppo troppo tempo. Quindi è un mascara che io consiglio alle ragazze che comunque intanto hanno anche un piccolo, ma comunque un loro budget da poter spendere, e poi soprattutto che sono amanti delle ciglia particolarmente drammatiche e che comunque hanno una buona manualità e hanno tempo da poterci perdere. Se volete fare un esperimento, fatelo, però insomma calcolate anche che andate a spendere 22 euro per, alla fine, per un prodotto che potete trovare magari anche meno buono, però anche a prezzi, insomma, molto molto più bassi. Fatemi sapere se alla fine lo provate, se l'avete già provato, che cosa ne pensate, e soprattutto se avete un doppione economico. Ciao ragazze!